La 27esima giornata dell'eccellenza regionale ha visto di fronte al Boccacci di Assisi, l'ex stadio degli Ulivi, i locali della Fortitudo Assisi Subasio di Mister Lovaglio in bianco contro gli ospiti del Castel del Piano di Mister Cardinali in rosso-blu. Inizia la partita e dal quarto minuto ha una bella occasione Bonaventura dall'interno dell'area, il suo tiro non inquadra la porta. Arriviamo al 24esimo, sono i locali con Mercuri che di testa spedisce al lato. Arriviamo al 44esimo, gran punizione di Camilletti che Guerra mette in angolo e due minuti dopo è Libonatti che impegna severamente Tamburi che mette anche lui in angolo. Qui termina un buon primo tempo. Con le riprese di Luca Melograno passiamo al secondo tempo, che vede al secondo minuto Mancinelli su punizione sfiorare l'incrocio dei pali della porta difesa da Guerra. Al sesto minuto Libonatti dall'interno dell'area spedisce sopra la trasversale. Al 25esimo il neoentrato Sisani realizza il gol del vantaggio per gli ospiti del Castel del Piano. La Fortitudo Assisi Subasio alza il baricentro esponendosi alle ripartenze ospiti e dal 42esimo c'è un gran tiro di Libonatti che Tamburi mette in angolo. Dopo 5 minuti di recupero gli ospiti del Castel del Piano battono la Fortitudo Assisi Subasio per 1-0. Sofferta certo per un milione di ragioni, per il campo, per il vento, per l'importanza della posta in palio. Però credo che i ragazzi hanno fatto una gran partita a livello temperamentale, a tratti anche di qualità. Però non ci sono scuse, cioè non abbiamo segnato. Sì. Abbiamo avuto tante palle gol, arriviamo davanti, non siamo concreti, la verità è questa. Abbiamo retto bene il primo tempo, anzi, secondo me abbiamo giocato meglio, eravamo più organizzati, poi secondo tempo qualche palla entrambe le parti, due punizioni, tutte e due belle parate, sia la nostra che la loro, però non segniamo.